another version of me. Provo a mettermi nei panni di chi in questo momento ha acceso la televisione sul canale 69 o sul canale YouTube di Radio DJ e non ha trovato i consueti Linus e Nicola, ma due altri loschi figuri. Loschi soprattutto. Decidete voi se più belli, più brutti. Secondo me, posso dire, dei tipi. Ma tutto sì, sommato, possiamo piacere anche noi. Sì, raramente succede, ma possiamo piacere anche noi. Siamo Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi in sostituzione di DJ Chiama Italia. Ringrazio il trio Medusa, sono innamorato di loro ancora a distanza di anni dalla fine della nostra collaborazione in radio per la loro capacità di dare una nuova vita ai classici dell'umorismo. Ci hanno passato la linea con due minuti d'anticipo dicendo vi diamo due minuti così uno lo usate per parlare. Applausi, applausi. Bravi, complimenti. È il motivo per cui io penso siano la cosa migliore capitata al mondo dopo la Sacher, credo. Grazie Giorgio, Gabriele e Furio. Dicevo, Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi in sostituzione di DJ Chiama Italia per tutta la settimana perché Linus è a fare la preparazione atletica per il teatro. Ah, certo. Da sì, persona è vero. Che ogni tanto bazzica sul palcoscenico, so che prima di uno spettacolo bisogna prepararsi duramente. Si vero. Fanno le flessioni, gli addominali, si fanno gli... Tu prima del teatro fai le flessioni, gli addominali. Ma noi non facciamo dicendo, teatro. Fai molto poco teatro allora, sì. Evidentemente, non per dire. Si dice, si fa in genere il massaggio del diaframma. Ah, ok, cos'è? Cioè una cosa che mi ha insegnato la mia teacher di recitazione, per cui devi premere con le dita sotto le costole, stando sdraiata per terra possibilmente, quindi allora non in piedi, o rischi adesso di procurarti un danno irreversibile, quindi non lo fate se state guidando, cercando di conficcarti la punta delle mani sotto le costole in maniera tale da massaggiare il diaframma. Questa sarebbe una cosa piacevole o no? Non ho capito. Non lo so se è piacevole, nel mio caso non lo è, però ti accorgi di starlo facendo bene perché senti lo stomaco che si allarga, perché il diaframma si ritira e quindi lo stomaco si allarga, e senti i borborigmi, cioè quella roba che lo stomaco fa se lo stai facendo bene. Ah, ma quindi è una cosa da fare anche tipo prima del pranzo di Pasquetta, uno massaggia il diaframma così fa più spazio. È sconsigliato farlo a stomaco pieno perché devi sdraiarti. Eh no, e lo quindi... fai prima, almeno puoi mangiare di più. Sì, però poi hai un reflusso visibile dallo spazio, credo. Quindi allora no, è allora sconsigliato. No. Perché sta facendo preparazione teatrale il direttore? Perché dal 29 aprile al 3 maggio sarà con Radio Linetti Live al Teatro Alcione di Milano. Poi hanno aggiunto delle date dall'8 maggio all'11 maggio. Sì, lo sappiamo, è solo a Milano. Poi magari farà un tour in giro per l'Italia, però ve lo consiglio anche perché c'è anche un po' il mio zampino per questo spettacolo. Eccoci. Posso dire, sono un po' il suo Strasberg. Ecco così. Lui. Ma stai calmo. È salito sul palco. Ma ti viene a prendere adesso. Credo, peraltro. Viene a prendere, io non lo fermerò. Con una grande motosega. Ci sono ancora pochi biglietti a disposizione, quindi mi raccomando, acquistateli se potete. Non è l'unico che sarà sul palcoscenico questa settimana. Ci sarò anch'io sul palcoscenico questa sera al Teatro Nazionale di Milano con Blue il musical completamente improvvisato, quindi se volete ci sono anche lì ancora dei biglietti, molti più di quelli che sono a disposizione per Linus, però se volete trovate tutte le informazioni su www.bugiardini.it, che è il sito della mia compagnia. Finite le marchette, finite, l'abbiamo fatto subito. Ma tra l'altro in apertura, è abbastanza, senza dire nulla a nessuno, noi non sapevamo niente di questo momento, vabbè, ci siamo tolti il pensiero. C'è un numero al quale potete scriverci se volete insultarci, darci il benvenuto o fare la vostra marchetta teatrale, tanto ormai sì, va ormai così in tradizione, e il numero è questo. Provo a fare questa cosa che mi emoziona tanto. Va? Vai. Non va. No, niente. Non va la spara jingle, perché vado? Non va. Allora lo dico io. 342-522-1012. Plan, and I'm starting to lose control.
she comes to this trash a man, and I'm ready to chase it all when she bringing me in, checking me out, making me glorious. Here she comes like a brand new day, dancing across the room in the moonlight. I watch her sway to her rhythm. I'll go as groom. Vediamo se il buon Daniele Palmieri in regia, che salutiamo insieme a Chiara Carsenzola in redazione, ha ricreato l'emozione che aveva interrotto, aveva impedito pochi secondi fa, cioè quella di poter premere un numero sulla jingle machine di Linus e vedere se riusciamo a fare la tanto amata canzoncina. 3, 4, 2, 5, 2, 2, 10, 12, forza scrivici! 10, 12, forza scrivici! L'abbiamo fatto e questo mi dà la gioia, quindi abbiamo finito. Linea al prossimo programma in radio che no, adesso... A posto, grazie, a posto, grazie, mettiamo a giù le cuffie. No, no, sono già arrivati dei messaggi di affetto e anche di Marchetta. Mi piace molto quello di Salvatore che provo a mandarti. Vediamo se ci riesco. Ragazzi, io non ho nessuno spettacolo al teatro, ma ho un negozio di computer. SOS PC Catania, sì. Via Lago di Nicito. Fatto 57. Bene. Scusate, visto che siamo in zona Marchette. Giusto, vabbè, giusto, ci stava, giusto, ci stava. Però la chiudiamo qui perché abbiamo l'attualità che preme. Che spinge, sì. E c'è una notizia sui giornali che mi ha colpito molto perché mi accompagna in un tunnel nel quale sono entrato ieri sera guardando un documentario. Ci spostiamo a Cuba. Ah. Sei mai stata a Cuba? No, mai stata. Neanche io. Ma stiamo parlando quindi di salsa? No, non di salsa. Di non so, comunismo? Che base è questa peraltro per Cuba? È suonata con le ascelle. No, stiamo parlando di armi segrete e di spionaggio di guerra. Ah. Se aprite più o meno tutti i quotidiani, oggi trovate un riferimento alla sindrome dell'Havana. Ah, ok. Una malattia per la quale ti spunta un sigaro in bocca e cominci a ballare sfrenato caraibicamente. Davvero? No, assolutamente no. Mi sembrava un po' strana. È un'arma segreta di cui si parlava già tanti anni fa, addirittura risale al 2016 i primi casi, okay, che avrebbe colpito alcuni diplomatici americani, non solo all'Havana. E noi continuiamo a dirlo con questa base. Ma peraltro. Sì, perché... i diplomatici. Perché così, ci piace bene. Il contrasto. Va sull'orlo bene. Della terza guerra mondiale, ma sì, ballando
salvando la salda, esatto. Questo, ma senza mai perdere l'ottimismo. Sono degli effetti che vanno a influenzare il senso dell'orientamento di questi agenti, diciamo, amministrativi americani, che riguarderebbero un'arma a microonde sparata da alcuni agenti segreti contro edifici governativi o anche semplicemente contro alberghi dove risiedono questi agenti. Dove si sa che stanno degli agenti. Cioè, quindi è un'arma specificatamente rivolta, utilizzata contro diplomatici americani? Pare che al momento solo i diplomatici americani siano bersaglio di questi attacchi. Ok. E per lungo tempo si è pensato fosse, come dire, effetto di una cosa chiamata hangover, cioè quella roba che magari alzi il gomito, sei a Cuba, sì, e la, dici, sai, la sindrome della un mojito, ale, sciambola, il rum. Esatto. Ecco, invece no, pare che adesso ci siano delle prove per cui degli agenti russi, a quanto pare, abbiano puntato questi apparecchi a microonde contro gli agenti americani. Ora, sì, questi apparecchi a microonde, sì, la parola microonde insieme ad apparecchio, esatto, mi sa di forno. È così che ti accorgi che l'arma ha sparato, perché fa un bling. Vanno fuori dagli alberghi con dei microonde aperti? No. E fanno partire delle... non funziona così. Almeno mi sono guardato tutto 60 Minutes, che è questo programma americano che va in onda dal 1968. È forse 67, 68. Il programma di reportage giornalistici più famoso d'America. Sì, esatto, è il loro report. Sì, anche di più, perché esiste da molti più anni, però sì, più o meno. Solo che al posto di Siegfried Ranucci, la cui imitazione è pessima, evidentemente, c'è un signore serissimo con una voce angosciante, anche se parla di caramelle e leccalecca. Ce l'ha la R questo signore? O no, come Ranucci? Non... Anzi, questo signore parla più o meno così, mettendoti angoscia per qualsiasi cosa. E quindi questo signore diceva: sono pistole a microonde che vengono puntate contro gli agenti. Questi agenti sentono un grandissimo suono nelle orecchie, fastidiosissimo, e da quel momento la loro vita è segnata da alcuni disturbi neurologici anche piuttosto seri. Quindi, ripeto, ne stiamo parlando con leggerezza. Ma sembriamo stupidi, però. È un'operazione di guerra. Ed è una cosa di cui si discute molto, perché da una parte c'è la CIA, l'agenzia investigativa americana, il servizio segreto, che dice: no, ma non è niente, non succede niente. E dall'altra invece ci sono le tante denunce di questi agenti americani che dicono: guardate che noi da quel momento non ci reggiamo più in piedi, non riusciamo a stare più in piedi, abbiamo nausea costante a causa di queste armi, segrete. Di questo quindi rumore, frequenza che entra nelle orecchie. Un rumore metallico e fastidioso che ha a che fare con le microonde. Ora la mia domanda è: questo rifarà partire la fobia da microonde che molte persone hanno nei confronti del loro elettrodomestico? E soprattutto, questa fobia c'è ancora? Ti ho vista correre e sorridere, muoverti leggera tra la gente, con l'aria disarmante di chi non porta maschere, bella come Venere, voglio restare con te. Non lo so come fai, riconosci una stella tra tanti aeroplani, e lo so, e lo sai, è un cielo difficile. Ora che le stagioni corrono, senza voltarsi indietro mai un momento, e se la vita è un battito, rimaniamo qui ancora un po' in questa notte più buia che mai. Saremo ladri di tutto l'amore che vuoi, e nei miei temporali sarai un punto fermo. Ti ho vista ridere e poi piangere, struccarti con le lacrime, ma in fondo non rinunci mai neanche un secondo a vivere il tuo tempo che ora dividi con me. Non lo so come fai, brilli come una stella tra tanti pianeti, e lo so, e lo sai, è un cielo difficile. Ora che le stagioni corrono, senza voltarsi indietro mai un momento, e se la vita è un battito,
attimo, rimaniamo qui ancora un po' in questa notte più buia che mai. Saremo ladri di tutto l'amore che vuoi, e nei miei temporali sarai un punto fermo. Allora, dovete sapere che in regia c'è Daniele Palmieri, che non è abituato a questo studio, quindi anche se noi accendiamo i microfoni a volte non so cosa è successo. Può capitare che non ci quindi sono le microonde queste, esatto. Ecco, se a un certo punto tutto. Se a un certo punto sparisce l'audio, voi non vi preoccupate, è normale, probabilmente sono, come diceva Chiara, le microonde. Al 342-522-1012 è arrivato un audio che vogliamo farvi sentire, quello di Sole. Buongiorno Radio DJ. Buongiorno. Io ho ascoltato questo ultimo pezzo, sì. Avete parlato di un'arma terribile, dei disastri neurologici che questa fa, sì. E dopodiché la domanda è: avete paura del vostro microonde? Sì. Cioè vi rimpicciolite così tanto? No, microonde, cioè l'argomento era grande, ma poteva essere migliore la domanda? Ma guarda, chiedo, Sole da Roma. Hai ragione, Sole, domanda legittima. Però guarda caso, tra i messaggi arrivati sono in tantissimi ad avere effettivamente ancora timore del microonde. Per esempio quello di Luigi, che dice: il microonde mai avuto perché non mi fido. Microonde che è un'invenzione vecchissima, addirittura ci sono dei movimenti che boicottano il microonde, che in realtà è un elettrodomestico normalissimo, sì, che sicuro, se ben funzionante non crea nessun problema. Eppure c'è tanta gente che si spaventa. Chi ha più dice, ecco qua, Diana dice: mia suocera è convinta di dover aspettare esattamente la metà dei minuti di cottura prima di aprire lo sportello del microonde, altrimenti le si cuociono le mani. Quindi, allora aspetta, ripetiamo bene, cioè mettiamo qualcosa si deve cuocere in 6 minuti, sì. La suocera dice no, faccio in 3, perché altrimenti No, fa 6 minuti, poi ne aspetta 3 prima di aprire. Perché sennò, mettendo le mani nel microonde, le onde non si sono ancora dissolte, esatto. Non so come funzioni, sì. E quindi si cuociono le mani. Esattamente così. Quindi vedi Sole che la domanda in realtà aveva senso, più o meno, perché in tanti sono spaventati ancora. Sole, se poi tu sei un agente della CIA e sei giustamente preoccupata per il tuo lavoro, chiamaci, raccontaci, dici, non so quanto puoi raccontare. Sì, però dici nome e cognome, esatto. Di cosa ti stai occupando in questo momento. Anzi, scendi nello specifico coi dettagli del lavoro che stai facendo. Qualcuno ci scrive: ricordatevi che secondo il film Men in Black il microonde è tecnologia aliena. Ora, beh, certamente. No, come certamente? Certamente sì. Tra l'altro, se non ricordo male, il microonde fu scoperto da una persona che lasciò la cioccolata vicino a un apparecchio tecnologico e la cioccolata si squagliò. E lui capì che le microonde avevano questo potere di scaldare le cose, perché squagliò la cioccolata, e da lì poi creò il forno a microonde. Microonde del forno sono elettromagnetiche, quelle della Havana Syndrome sono onde sonore, diciamo che non c'entrano niente, scrive un anonimo. In realtà, sempre questo documentario della CBS sulla sindrome di Havana, sì, diceva proprio che erano microonde come quelle del forno, ok, che davano anche degli effetti sonori. Poi ragazzi, sono mica un fisico delle particelle, quindi se c'è la televisione che dice una cosa, tu tendo a fidarmi. Infatti Giulio scrive: anche i radar emettono microonde, se stai troppo vicino al radar di un caccia ti cuoce come in un forno. Ah, wow. E poi mi piace molto il messaggio di Maurizio: beh, tu mi sembri un tipo che fa tutto al microonde, e dicono che rimpicciolisce i coglioni, mentre tu sembri grande e grosso. Ammazza! Hai capito Maurizio? Hai capito il Mauri? Posso dire, Mauri, questa un po' mi ha fatto male. Miau. If there's less
Non capisco tutta questa cattiveria nei messaggi, scrive Alfredo. Arriva solo a voi o arriva a tutti, ma voi la leggete? La gente è veramente brutta, io vi amo, continuate così. Ma Alfredo, no, ma i messaggi cattivi fanno parte del gioco e ci diverte leggerli, perché... secondo me, siamo un po' masochisti. Ma sì, per me quindi sono li leggiamo. Dai, ride proprio. Vabbè. Posso dire, sono la mia arma a microonde, i messaggi cattivi. Tu ne leggi uno e io soffro. A me invece divertono. A me divertono perché l'importante è. L'importante è avere autostima, no. Ciccio Lancia. Quella tu ce l'hai, io insomma. No, l'importante è generare una reazione. Cioè, se la gente ti odia ti ama, va benissimo lo stesso. No, non credo, però vabbè, continua su questa... Il problema è essere trasparenti. Invece se tu dici una cosa e la gente ti scrive sei un cretino, sai, vuol dire che hai generato una reazione emotiva. Il problema è essere trasparenti. Dillo a un vetro, dillo alla lente di un occhiale. Vabbè, quelle sono cose trasparenti, che ha senso che siano trasparenti. Vedi che ti perdi una lente a contatto e vedi se non la insulti anche quella, e quindi non genera comunque una reazione. Però vorremmo chiudere questa prima mezz'ora in cui abbiamo trattato tematiche alte, cioè quasi geopolitica internazionale, e allo stesso tempo tematiche basse come la microonde fobia, che incredibilmente ancora è presente, come tanti messaggi dimostrano, con il messaggio di un ascoltatore che si firma G e Già. Da non confondere con G.I. Joe, che era un vecchio cartone animato, e neanche con Geja, mi viene da dire. Forse invece a giudicare dal contenuto potrebbe essere Geja, ma non lo so. Ragazzi, sentiamo. Buongiorno. No, non è Geja. Ho sentito il programma, sto ascoltando, e non solo il forno a microonde di provenienza aliena, ma tutto ciò che usiamo è di provenienza aliena. Attenzione. Dal transistor di una radio, dai microchip di un telefono, tutto ciò che usi, tutta tecnologia aliena. Wow. Non vi siete mai chiesti perché fino al 1900 esisteva ancora il carretto coi buoi, e dal 1900 ad oggi in solo 100 anni ci siamo sviluppati così? Sono tutti resti che sono stati raccolti da un'astronave aliena. Ciao ragazzi. Ciao. Ma ha perso tanta roba sta astronave aliena. Sì, infatti stanno ancora qui cercando di riaggiustarla. La cosa che mi tranquillizza è che fino al 1900 avevamo il carretto di buoi, ma già allora qualcosa tirava più di quello. Radio DJ. Radio DJ.
listening to DJ. You guys are so funny. One nation, one station. DJ. We're lonely dancers, join me for the night. We're lonely dancers, baby, dance with me so we don't cry. We're lonely dancers, there's no need to hide. I know the answer, baby, dance with me so we don't cry. State ascoltando non sono quelle di Linus e Nicola, e così sarà per tutta la settimana fino a venerdì. Tra le 10 e le 12 ci sono Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, quelli che in genere ascoltate da lunedì al giovedì dalle 22.30 alle 24 in un programma tutto matto che si chiama Il Terzo Incomodo. Se non l'avete fatto, approfittiamo del fatto che c'è un sacco di gente all'ascolto per dire che in podcast potete trovare le puntate vecchie. Poi da lunedì prossimo ognuno tornerà al posto suo. Sì. Giornata questa, martedì 2 aprile, di grandi anniversari, dottoressa Galeazzi. Sì, esatto, un anniversario che si collega anche al fatto che in questo momento non siamo in onda solo in radio, ma anche in video, e al posto delle canzoni si vedono i videoclip delle canzoni. Perché oggi, il 2 aprile 1984, è nata Video Music. Video Music, da non confondere con MTV, è tutta un'altra roba. È precedente a MTV, precedente anche ad esempio a Viva, altro canale, rete A Viva. Come erano... precedente? Viene prima Video Music di MTV? No, MTV no, è dell'81. Dico che Video Music è precedente a tutte queste, a tutte le versioni italiane, ovviamente, dei canali televisivi specializzati nella trasmissione di videoclip musicali. In questo caso parliamo del 1984, quindi la prima italiana a, 40 anni fa. A prendere questa decisione, diciamo, di fare un palinsesto principalmente musicale, sfruttando il fatto che adesso, adesso dagli anni 80 esistevano i videoclip, anche prima, ma dagli anni 80 la produzione diventa bella corposa. Rapidamente e con una competenza relativa, la storia del videoclip, soprattutto negli ultimi anni. Prima in riunione di redazione con l'altra Chiara, cioè la Carse, ragionavamo su come va nell'ultimo periodo, nel rutilante mondo dei videoclip. Sicuramente continuano a uscire, vengono annunciati, però l'impatto mi sembra un po' minore. È molto diverso l'impatto, diciamo. Adesso principalmente servono ovviamente a fare promozione del disco, ma dato che il disco esce soprattutto su piattaforme di streaming, dove sì, è possibile vedere anche i videoclip, ma si sente soprattutto l'audio, è diventato paradossalmente secondario, mentre per un grosso periodo è stato il mezzo principale di trasmissione. Io, riflettendo sulla questione dei videoclip, mi sono resa conto che ho
degli interi periodi in cui ho ben presente i videoclip delle canzoni, ma non ho idea, ad esempio, delle copertine degli album, dove quelle canzoni sono contenute. Il videoclip era più importante della copertina. Era più importante, più impattante, lo si vedeva molto di più, perché lo guardavi su MTV o su Video Music nei casi precedenti, su altre reti, e quindi era molto più facile memorizzare quello. E tipo, qual è l'ultimo videoclip che ti ricordi che è stato iconico, andando indietro nel tempo? Non il primo, 1984, che tu avevi meno due anni, esatto, profonda invidia, ma l'ultimo videoclip iconico che ti ricordi. Io per esempio probabilmente direi Chandelier di Sia, dove c'è la bambina in tutina. La ballerina. Allora, non saprei. Devo dire che forse l'ultimo che mi viene in mente, che ha girato parecchio perché è particolarmente bello, è il video di Back on 74, Jungle, perché è un video coreografico molto molto bello. E se volete farvi, come diciamo noi giovani, due risate, andate sull'internet e cercate Back on 74 dei Jungle, ok, il prezzo è giusto. Perché qualche genio ha scoperto che quel video va benissimo sulla musica di Ok, il prezzo è giusto. Scusa, ma invece Video Music, poi che cosa è diventata? Perché a un certo punto è scomparsa. Allora, Video Music a un certo punto ha iniziato nel 1996 a trasmettere per metà della giornata TMC2, cioè il canale fratello di TMC. Quindi roba Cecchigori, per capirci. Esatto, esattamente. Poi il canale in seguito è stato acquistato da Telecom e poi è diventato MTV Italia. Quindi comunque poi alla fine tutto è ricaduto lì. E alla fine MTV è rimasta. Sì. Ok, è rimasta ovviamente anche DJTV, che continua a trasmettere i videoclip. Qual era il primo videoclip trasmesso da Video Music? Il primissimo è stato All Night Long di Lionel Richie. Che coincidenze? Non credo proprio. L'abbiamo proprio chiesto alla program dicendo: scusami, siccome il buon DJ, quando parla di una cosa musicale, poi sarebbe tende carino a mettere una canzone. Poi il videoclip, siamo anche in TV, lo facciamo vedere. Possiamo mettere Lionel Richie? E l'ufficio program ci ha detto: ma sì, va. Well, my friends, the time is come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carambo, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, carambo, fiesta, forever. Come on and sing along.
Sono rimasto ipnotizzato dal video di questa canzone. Perché sì, c'è Lionel Richie a comando di una coreografia meravigliosa, tra cui anche un poliziotto nero che utilizza il proprio manganello come fanno le maggiorette. Sì, esatto, come un bastone da maggiorette, facendolo roteare tra le mani. Un'immagine sì, straordinaria, molto vista bella, anche alla luce di quello che sta, che succede in generale in America con le questioni della polizia. Arrivano un sacco di messaggi, anche delle riflessioni interessanti al numero che ricordiamo essere 342-522-1012. Non rifacciamo sì, la canzoncina per non incadere nel reato di vilipendio, credo sia sì, ufficialmente. Allora arriva il messaggio, eccolo qua. Ma non è che magari siamo noi che siamo diventati più grandi e abbiamo meno tempo di guardare i video e i ragazzi invece li vedono? Domanda chiedo per un amico, credo che io guardavo prima molti video, però ero anche più a caso, studiava in un altro periodo. Certo. Ciao da Danilo. Ciao Danilo, ciao. Allora, qui secondo me c'è da fare un'osservazione rispetto a quanto funzionano ancora le televisioni con i videoclip. Sì. Cioè, sono un po'... Occhio che sei in onda su una di quelle. No, però ci siamo quindi noi anche noi. Quindi è bellissima, salve, è meravigliosa. Salve. No, è molto bello, però è diventata un po' un modo secondario di conoscere la musica. È vero, perché adesso molto vero, si conosce molto spesso attraverso le piattaforme, oltre che la radio, insomma, e altri strumenti. I social adesso sono importantissimi, quindi paradossalmente il videoclip è diventata più un'operazione fatta per i social, dove 3 minuti e mezzo, vi sfido a seguire un contenuto più di 3 minuti e mezzo da, esatto, un piccolo telefonino. Ricordiamo sempre che viviamo in un mondo in cui i video di 15 secondi all'inizio hanno la scritta aspettate alla fine. Sì, perché sì, se no hai già skippato probabilmente. E poi arriva un altro messaggio. Ciao Chiara e Ciccio. Ciao. Uno dei video secondo me iconici, ma sicuramente non recentissimo, mm-hmm, è Money for Nothing di Dire Straits. Senz'altro. Credo sia stato il primo video in computer grafica, roba da nerd, proprio a quadrattoni tra l'altro. Ah, ok. Ciao, però siamo ancora, secondo me, nel periodo dei videoclip, di quelli... Secondo contano. Me siamo addirittura precedenti, apripista. Sì. Però insomma è comunque sì, quel periodo video music. Qualcuno ci segnala che All Night Long è stato anche l'ultimo video mandato da video music di cui si ricorre oggi il quarantennale. Eh sì. E qual è stato il primo video mandato da DJ TV? Canale 69. Chi è la memoria storica di DJ TV in questo building? Se qualcuno dalla regia lo sa, amici, ce lo vuole dire. Amici della TV, voi che probabilmente siete qui da un sacco, anzi mandate il video nel LED wall. Adesso tenete schiacciato il tasto rewind della televisione fino alla prima trasmissione di questo canale e vediamo qual è stato il primo video. Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure così. Mi sembra sempre di arrivare al punto, alla scena clou. Ed è successo ancora. Sentivo musica anche se non c'era. Ed eri bella lì di fronte a me. Tutte le luci puntate su di te. Ti ho stretta forte mentre mi dicevi che non mi capivi. Sospesi insieme sul filo sottile di queste paure. Ti ho stretta per non lasciarti cadere. Ti ho stretta forte perché poi si muore. Ti ho stretta forte per farti capire che cos'è il mio amore. Io non lo so, non lo conosco. Una creatura che si è persa nel bosco. Un enigma, la sua risposta. Il desiderio che diventa rivolta. Un sole caldo che ti scalda le ossa. Una scossa, questa musica. Ti ho stretta forte mentre mi dicevi che non mi capivi.
capivi. Sospesi insieme sul filo sottile di queste paure. Ti ho stretta per non lasciarti cadere. Ti ho stretta forte perché poi si muore. Ti ho stretta forte per farti capire che cos'è il mio amore. Che cos'è l'amore. Poi volendo potremmo parlare dei visual video, che sono tutta esatto, un'altra categoria, sì, tipo quello di Cosmo, che avete appena sentito. Per chi stava guardando la trasmissione sul canale 69 del Digitale Terrestre su YouTube, avrà visto una serie di immagini generate dall'intelligenza artificiale, immagino. Insomma, sembravano proprio quella roba lì. Come funziona? Chissà dove andremo a finire. Signora mia. Signora quanto mia. Si stava bene. Quando si stava videoclip, quando c'erano le telecamere. Signora mia. Quando qui era tutta campagna. Per chi non lo sapesse, questa è la base che mettiamo quando diciamo delle cose ovvie, soprattutto durante il terzo incomodo. In questo caso credo che Cosmo abbia dato il testo in prompt all'intelligenza artificiale che genera queste immagini, per la gioia di tutti coloro che un domani diranno: ah, vedi, ti ricordi quando c'avevamo un lavoro e adesso non ce l'abbiamo più, perché lo fa l'intelligenza artificiale. Sì. E in tanti state segnalando il vostro videoclip preferito, però secondo me nel momento in cui si va a cercare quegli anni lì, cioè gli anni 70, 80, mi spingo anche gli anni 90, è facile trovare il videoclip, perché erano tutti videoclip super fighi. Vabbè, c'è stata roba bella anche dopo. Sì, gli OK Go, per esempio, che avevano dei budget... molta fantasia cinematografici, lì. No? Beh, oddio, in realtà facevano dei videoclip anche molto fantasiosi, sì, in una sola stanza con una telecamera. Si scambiavano, ad esempio, andando sui tapis roulant, sì, si scambiavano di posto. Oppure, cose molto fantasiose. Oppure quel video fatto mentre l'aereo scendeva in picchiata e quindi loro erano in assenza di gravità. Sì. Quello che sarà costato 10 euro, 15 Beh, euro fare quel video. Hanno risparmiato sugli altri e hanno investito in quello. Poi un altro video, secondo me iconico, che ha segnato un po' una svolta è quello di Psy, cioè di Gangnam Style che Gangnam ci ha catapultato, sì, nel mondo delle cose tutte colorate coreane. Sì, è vero. E siamo entrati in quel trip lì. Devo dire, altro video secondo me molto imitato, molto amato dei ultimi anni, anche se poi in realtà è di 11 anni fa, è Wrecking Ball, sì, di Miley Cyrus. Con dove lei è sulla palla da distruzione. Sì. Vi facciamo sentire il messaggio di Claudino che riporta la testimonianza della piccola, della figlia. Arriva, se riesco, che qui aspettate, eccoci qua. Claudino, vai, il tuo momento. Buongiorno Ciccio e Chiara, che piacere sentirvi. E Chiara, io ti posso dire che mia figlia di 9 anni ama guardare video e appena esce una canzone va subito a vedere il video perché vuole vedere come è rappresentata la canzone stessa. E da quanto mi dice lei, anche a scuola, che nell'ora di dichiarazione mettano nella LIM i video delle canzoni, i bambini sono appassionati proprio per vedere come i cantanti mettano sul video la propria canzone. Ciao, un abbraccione da Claudio da Montemurlo. Ciao Claudio, quindi giovanissimi video sì. Ma noi... video a scuola, ma io sono sconvolta da questa cosa. Signora mia, finiremo? Però... a me davano le bacchettate sulle mani, no, non è vero. Però non se vero. Dovessimo fare un sondaggio su qual è il video musicale rimasto più nei cuori degli ascoltatori, probabilmente vincerebbe questa canzone. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in.
in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Non credo l'abbiate già detto, ma tutti si ricordano qual è stato il primo video trasmesso da MTV, e cioè Video Killed the Radio Star dei Buggles, ma nessuno si ricorda qual è stato il secondo, che è stato che era un video di una cantante donna, ed è stato quindi il primo video di una cantante donna, che era, cioè, You Better Run di Pat Benatar, una cantante straordinaria, questa, giusto? Relativamente. Questa qui. Che bello essere circondati da ascoltatori che possono arricchire la trasmissione. Eh sì. Cosa sta succedendo, Daniele? Ci stai mandando in pubblicità a calci? Va bene, ci arrendiamo, ci andiamo. Radio DJ. You're here with Radio DJ. One nation, one station. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte, è l'ultima se vuoi. Se resto qui, sento il mare che scende dai occhi. Non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture. Se resto qui, sento il mare che scende dai occhi. Senza volerci nascondere, capiamo a pezzi una volta ancora finita.
mare che se ne dai occhi. Anche dopo un milione di notti ho paura di te. Scusa se non riesco mai a trovare le parole. Vorrei solo dimenticarti, ma è così difficile adesso che l'ultima notte con te. Wasted in love, misunderstood. Baby, it's harder to breathe when you're gone. So I hold them in my hands, pictures of you, dream. 30 secondi alle 11. Radio DJ, le 11.02. No, non siamo Linus e Nicola, anche se a un ascolto distratto potrebbe sembrare. Beh, oddio. Siamo Ciccio Io Lancia non e Chiara credo. Galeazzi. Mi colpisce molto il messaggio di un ascoltatore che dice: ma la Quaresima non doveva finire a Pasqua? Cioè, abbiamo un'altra settimana di Quaresima? Eccoci qua. Noi siamo l'assenza di carne. Così, che, sì. E vi tiene compagnia fino a mezzogiorno in regia con noi Daniele Palmieri, in redazione Chiara La Carse. Allora, mi hanno detto che siccome siamo anche in televisione, quando Linus lancia i dischi, Linus li lancia con dei gesti appena appena accennati, neanche ve ne accorgete, cioè proprio c'è una
praticamente simbiosi tra Alex in regia e Linus, si leggono nel pensiero. Io qui, sarà per la mia ancora emozione nello stare nello studio di Jackiam Italia, faccio tipo i cori da stadio, cioè col braccio. Ma Daniele è attentissimo, sì, Daniele è attentissimo. Sono io che li lancio tipo au, e quindi devo cercare. Tu, Chiara, correggimi qualora mi vedessi troppo esagitato. E cosa faccio? Con altri gesti mi ci metto anch'io. Facciamo un ballo di gruppo a un certo punto. A terra un Boeing. Faccio in un Alligalli. Se mi vedi ballare l'Alligalli, allora. Ci proveremo. Proviamo però a raccontarvi anche quello che succede nel mondo. E se abbiamo iniziato questa oretta da Cuba, dall'Havana, adesso ci spostiamo quasi dalla parte opposta, sempre in un'isola, ma quella del Giappone. Sì, esatto. C'è una notizia curiosa che è uscita dopo uno studio di un professore di economia giapponese, Hiroshi Yoshida. Registrate il fatto che lui si chiami Yoshida per capire poi quanto questa notizia sia fondata o meno, che ha fatto uno studio anche con lo scopo di criticare un obbligo che hanno le coppie di neosposi in Giappone. Sì. A quanto pare, secondo un suo calcolo, a furia di continuare a dover usare l'obbligo per le coppie di usare lo stesso cognome per entrambi i coniugi, nel 2531 in Giappone tutti si chiameranno Sato di cognome. Mm. Sato in questo momento è il cognome più usato in Giappone, è il nostro, è loro Rossi. Scusami, è U? Esatto, vabbè. Grazie. Seguiteci per umorismo come questo tutti i giorni, da lunedì a giovedì. Tu mi hai fatto fare questa notizia solo per poter dire questa frase. No, mi è venuta adesso, perché è l'estemporaneità che comunque, talento, certo, esatto. Certo. In questo momento in Giappone l'1,5% delle persone si chiama Sato di cognome. Sì. Quando due si sposano devono decidere un solo cognome per entrambi. Potrebbero scegliere anche quello della moglie, cioè quello del marito. Arriva il patriarcato lì. Arriva Giappone, il patriarcato. 95% delle coppie decide tendenzialmente di usare il cognome del marito. Comunque, per legge devono convergere in un unico cognome. Per forza. Se continua così, ha fatto un calcolo, appunto, questo professore, nel 2500 praticamente tutti i giapponesi chiameranno Sato. Ok, questo renderà più complicata la questione dei campanelli, probabilmente, a occhio e croce, perché vai a capire a quale Sato devi suonare. Certo, anche dei documenti, insomma, diventa complicato. Quello che appunto viene detto è, se tutti si dovessero chiamare Sato, bisognerebbe poi iniziare a chiamarsi o per il nome, non di battesimo, perché in Giappone non credo sia di battesimo, no, insomma, primo nome, oppure per numero. Sì. Sato 1, Sato 73. Non lo so. Ora, posso dire che questa notizia mi puzza un po' di quella che i giapponesi chiamano Osotunka, cioè la minchiata. No, perché non si crede. Questa si cosa dovrebbe accadere pure da noi. Cioè, perché in Italia nel corso dei secoli non tutti i cognomi sono diventati Rossi o Ferrari, cioè qui in Italia i più diffusi. Non c'è l'obbligo per i coniugi non di dover cambiare tutti i documenti, cioè qui devi cambiare tutti i documenti e il tuo cognome diventa un altro. Non c'è l'obbligo, però succede spesso adesso, tante persone prendono poi il cognome, non sui documenti, ma non così tante, però i figli prendono il cognome del padre, per esempio. Allora, quello quindi sì, a parte i che cognomi adesso, dovrebbero convergere, a parte che adesso sempre meno, verissimo, cioè, ci sono persone che danno il doppio cognome, o comunque non è detto che una persona per forza abbia il cognome del padre, però devi considerare il fatto che qui anche alla fonte, cioè non è che come in Italia, diciamo, due persone con due cognomi diversi fanno una persona con un solo cognome. Qui due persone con due cognomi diversi a un certo punto c'hanno lo stesso. Sì. Quindi si diminuiscono sempre di più le possibilità. Scusami, se Sato è il cognome più diffuso, qual è il secondo più diffuso del Giappone? Suzuki. No, non si pronuncia così, si pronuncia Suzuki. Con sottovoce anche. Un po' soffiato. Mi piace chiudere questo intervento con il messaggio ottimista e positivo di Leonardo da Verona, che dice: ma tanto, 2500, ma mica ci arriveremo come umanità, arriva? Ma figurati. When the summer deal, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say, could you write a song for me? I say, I'm sorry about you that I believe. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see?
I don't have. Please don't get me wrong, I wanna keep it moving. I know what that requires. I'm not foolish, please can you make this work for me? Cause I'm not a puppet, I will work against your strings. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see? I don't have. Disclaimer: se state guidando o state facendo qualcosa di molto importante, tipo che ne so, un'operazione di neurochirurgia o di cardiochirurgia, e magari dentro la sala operatoria state ascoltando Radio DJ, forza ragazzi! Se state operando, dai! Tra l'altro, forza ragazzi! Concentrati! E no, non tagli lì, dottore. Non toccare lì. Non tocchi quella vena. Però interrompete quello che state facendo, perché su Radio DJ sta arrivando l'umorismo, quello con la M maiuscola. Come M? Perché è umoristico. Ah. Ti aspettavi la U, ma è M perché appunto ti spiace. L'inatteso, certo. Fa un po' ridere. Abbiamo parlato della notizia secondo la quale, un articolo uscito sul Guardian, secondo la quale nel 2500 tutti i giapponesi si chiameranno Sato, sì, di cognome, perché per legge i genitori, cioè gli sposi devono usare un cognome solo, e tendenzialmente usano il cognome del marito. E nel allora, 95% dei casi. Signore e signori, si parte con l'umorismo. Attenzione! Vabbè, finché suonano i campanelli il problema c'è, ma è relativo. Il problema è quando poi hai bussato. È uno, signori! Come uno? Cioè, è ce uno. Ne sono altri? Ce ne sono altri? Aiuto! Ci sono tutte le declinazioni possibili su Sato. Andiamo con Mattia! Diventa complissato. Complissato? Addirittura forzando un po' la gag. Complissato sembra spagnolo. Bravissimo. Poi Carlo dovrebbe essere lui. Caro Ciccio, nel 2500 secondo me il sistema anagrafico giapponese sarà collassato. Allora, ho fatto allora bene o no a chiedere ai chirurghi di fermare le loro operazioni? Perché secondo me le risate adesso sono eccessive e rischiano di compromettere l'esito dell'intervento. Ma non ci arrivano solo via vocale, ma anche per iscritto queste battute, perché Valeria ci scrive: i Sato saranno Satolli. Brava! Eccoci qua! Brava! Eccoci qua! Bene, grazie, grazie mille, veramente. Vogliamo chiudere con un altro ascoltatore anonimo, credo per il suo bene, che scrive: in sostanza non si sa a che Sato appellarsi. Direttore, bene. Direttore Linus, ma noi non avevamo idea che tra le 10 e le 12 ci fossero così tanti umoristi tutti battutisti all'ascolto. Noi pensavamo fosse solo un nostro problema tra le 10 e mezza e mezzanotte, da lunedì al giovedì, e invece scopriamo che anche tra le 10 e mezza le ore succede la stessa cosa. Poi però mi colpisce il messaggio di Gina,
che dice: in Italia le donne devono mantenere il loro cognome. Questo immagino si riferisca ai documenti ufficiali, giusto? In sì, cui sì. sugli ufficiali tu non è che se ti sposi cambi il cognome, rimani con il cognome che avevi alla nascita. Poi però dice: io per esempio ho sposato mio marito tedesco, ma per la legge italiana non posso acquisire il suo cognome, come possono invece fare le donne tedesche. Qui secondo me l'equivoco è sulla parola acquisire, perché non ho capito se lei si riferisce al fatto che non può essere chiamata col cognome del marito perché il cognome è tedesco e straniero, oppure semplicemente che non lo può avere sui documenti e quello è assolutamente normale. No, credo, forse quello, cioè probabilmente in Germania la legge è diversa, cioè che la moglie può usare il cognome del marito e acquisirlo proprio legalmente. E acquisirlo legalmente, mentre invece probabilmente non lo so. Servirebbe un avvocato o un esperto di diritto. Qualcuno che lavora all'anagrafe anche. Non ce ne sono però. Abbiamo tantissimi umoristi. Ma stanno continuando i messaggi da questo punto di vista. Tipo Fabio De Dominicis: non ti chiedo di ricambiare la base per il bene degli ascoltatori, ma quindi il cognome non potrà essere travisato? Bravo. Bravo. Bravissimo. Senti, mettiamo un disco che è meglio. Sì. No, dai Max, no. Però era bella quella, no. Potresti la leggiamo dopo? No, poi ho un dolore alla milza quando, no. Come Forrest, mi fa, quando sento queste cose mi fa proprio male qui. Leggila tu, dottoressa Galeazzo. Il signor Sato quando va dal barbiere diventa... Aspetta, prenditi il tempo. Non lo so. Beh, il signor Sato. Sì. Quando va dal barbiere diventa... Tosato. Se vi viene da fare un minuto di raccoglimento, è normale, per fortuna a tirarvi sul morale arriva questo disco su DJ. Che fama, che bella. Soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human rights. Ooh, make it bomb, make it bomb, make it bella. Gotta get a ooh, make it bomb, makes my body dance for ya. You follow the beat that she's gonna give ya. A little smile, you can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, make it bomb, make it bomb, make it bella. Gotta get a ooh, make it bomb, makes my body dance for ya. Ooh, make it bomb, make it bomb, make it bella. No raga, basta. Basta con i messaggi, con i giochi di parole su Sato. Non li leggiamo più. Non li leggiamo più. Adesso stiamo cercando di risolvere un mistero. Dobbiamo assolutamente capire questa. Dobbiamo fare questa indagine. Sì, sì, sì. È il momento. E capire perché sui cognomi, cioè questa questione dei cognomi, per sì. cui all'estero, soprattutto in Svizzera e in Germania, sembrerebbe che le signore hanno sui documenti il cognome del marito. Sì, e che perché... quindi quando si sposano devono rifare tutti i documenti. Sì, ci riferiscono alcune persone che in Germania come in Svizzera quando ti sposi prendi automaticamente il cognome del marito. Quindi appunto sbattimento burocratico. Non abbiamo trovato un avvocato, ma abbiamo trovato qualcuno che fa nascere, se non ho capito male, svizzeri o tedeschi. Non è il cioccolato, non è l'alcol delle Alpi, ma è Simona dalla provincia di Varese. Simona, buongiorno, benvenuta su DJ. Buongiorno ragazzi. Ciao, come va? Tutto bene, tutto dai, bene. Sono in autostrada. Bene. Sto bene. Tornando a casa. Benissimo. Ma tutto bene. Benissimo. Tu fai di mestiere l'ostetrica, giusto?
Sì, io faccio l'ostetrica a Lugano. A Lugano. Ok. Lugano, quindi oltralpe, diciamo così. Sì. Quindi ci può aiutare a risolvere questo mistero sui quali no, sul quale noi non sappiamo granché, cioè quando nasce un bambino? Ok. Ok. Sì, no, beh, in Svizzera è come in Italia, quando nasce un bambino prende il cognome del papà. E questo fino a qui ci siamo, ci quindi, siamo. Quindi questo non è No, è il fatto quando ti cioè quando due svizzeri si sposano, sì, praticamente funziona che o la moglie sostituisce il cognome, prende quello del marito legalmente su tutti i documenti, okay, oppure ha la possibilità di prenderli tutte e due, cioè di mantenere il proprio cognome da nubile come secondo cognome e prendere comunque quello del marito. Cioè non può, come noi in Italia, tenersi il suo cognome basta. E basta, quindi, ok. Proprio... Quindi comunque anche quando ha entrambi i cognomi, il primo è quello del marito. È del marito, ok. Sì. Quindi okay, proprio sì, sui documenti finisce, cambi cognome letteralmente. Sì, sì. Okay. Sì, sì, cambiano cognome. Sì, e sì, sì, perché sì, questo sì, non ha portato tutti gli svizzeri ad avere lo stesso cognome, tipo Huber o Gervasoni? Qual è il cognome? Vabbè, ma io, no, io non lo so questo, nel senso... comunque vabbè, io lavorando a Lugano, Lugano è svizzera ticinese, sì, certo, quindi comunque ci sono, cioè, tanti svizzeri sono diventati svizzeri, ma poi di nazionalità sono magari nazionalità confinanti. Sì, frontalieri. No, frontaliera è un'altra cosa, cioè, okay, io sono frontaliera. Sì. Perché ci sono vari tipi di frontalieri, adesso sto qua a spiegarvi tutto, è un casino. È un casino. No, però io penso che, non so bene adesso com'è la nuova legge, ma se tu dopo un tot di anni e vivi in Svizzera o ti sposi con uno svizzero, poi puoi prendere la cittadinanza svizzera. Certo, capito. Però se io prendo la cittadinanza svizzera, poi divento svizzera, non c'è più. Non sei più frontaliera. No, e poi non sono più italiana, nel senso. Certo. Perché io italiana. Poi quelli che nascono invece in Svizzera con genitori sia italiani che svizzeri hanno la doppia cittadinanza. Ok, okay. È un po' complicato. Scusami, okay, scusami Simona, domanda, visto che fai l'ostetrica, stai andando a far nascere o stai tornando dal far nascere? Adesso, in questo momento? Sì. No, io sono andata a un torneo di calcio. Ah, così? Vabbè. Di mio figlio. Va. Di ci sta. Sto tornando a casa a lavorare, andrò la settimana prossima. Vabbè. Ah, ok, va okay, bene. Quindi, giusto, bambini, se dovete nascere, per favore, aspettate un attimo in quel che c'è di Lugano. Simona via. No, no, non quelli nascere, che io mai sono vecchia, va bene così. Ho già fatto. Va bene così. Grazie mille, Simona, buona giornata. Niente, grazie. Ciao, a voi, ciao. Radio DJ. Ciao, ciao. Radio DJ. One nation, one nation, one station. Il tempo passa e non saluta mai. Sono cambiate tante cose tra di noi. Le foto invecchiano, i muri parlano e mi ricordano di quando io e te. Para a bailar la bamba con le mani al cielo. Anche il tetto di una topaia ci sembrava un grattacielo. Sono stato a casa dei tuoi, mi hanno detto che non mi vuoi, ma adesso è tutta un'altra storia. Anche se vedo che siamo distanti, ti parlo come ti avessi qua davanti a me. Sei tutti i momenti che ho, che so e che non so. A noi che non ci importa come, ci siamo fatti così male, tanto male da star male. Dormirei sull'Himalaya, tra le tigri del Bengala, fra le dune del Sahara, solo per stare con te. Anche tutto l'universo non è grande quanto noi. Sì, nell'aria di un concerto e ci sarò se tu lo vuoi. Abbiamo detto basta, ricordo ancora quando ti ho vista. Labbra rosse, profumo d'arancia, noi correvamo col vento in faccia. Benjamin, siamo nel dolcetto, mi hanno detto che non mi vuoi, ma adesso è tutta un'altra storia. Anche se vedo che siamo distanti, ti parlo come ti avessi qua davanti a me. Sei tutti i momenti che ho, che so e che non so. A noi che non ci importa come, ci siamo fatti così male, tanto male da star male. Dimmi solo qua.
letto da rifare, pagine vuote da riempire solo col tuo nome. Dormo poco e nel caffè ci metto il sale, qui ad aspettare te. A noi che non ci importa come, ci siamo fatti così male, tanto male da star male. A me è già spuntata la crema solare. Sì. Non so a te, ma è bastato poche note di questo disco e sono già tutto unto. Io sono già tutta scottata. Ma questo è il periodo. Non funziona eh? La crema. Questo è il periodo in cui cominciano a uscire i dischi che sì. poi arriveranno fino all'estate. E in particolare Bundabash sono proprio marchio. Sì, marchio. No, sono proprio il richiamo dell'arrivo dell'estate, come il cambio dell'ora che le giornate si allungano, i Bundabash arrivano, in quell'ora in più della giornata arrivano i Bundabash. Se potessi cambiare il mio cognome probabilmente sceglierei Bundabash come, come cognome, perché comunque una roba. La questione del cognome ha scaldato tantissimo gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno mandato un sacco di messaggi. Comincio da quello di Salvatore che fa un po' di chiarezza soprattutto per quello che riguarda le vicende oltralpe. E devo sempre fare questa cosa prima di poter mandare messaggio, adesso lo mando. Allora, in Germania sì. la moglie può scegliere se prendere il cognome del marito oppure il marito può scegliere se prendere il cognome della moglie. In entrambi i casi vanno cambiati i documenti. Ok. E se non dico una sciocchezza, credo possa anche scegliere di tenersi il proprio cognome. In genere avere un unico cognome per l'intera famiglia si fa per non fare confusione con i figli che portano il cognome o della moglie o del marito. Uniformità, ciao, diciamo. Salvatore. Però quindi non è così patriarcale, perché anche la moglie può scegliere di prendere il cognome, anche il marito può scegliere di prendere il cognome del marito. Poi Marco ci segnala un'abitudine da un'altra parte del mondo. In Salvador la moglie prende il cognome del marito con il suffisso de. Quindi tiene il suo cognome, perde quello della madre e acquisisce quello del marito con il suffisso de. De. Anche a Livorno, ecco. Credo sia così. Quindi de. Se il marito si chiama, qual è una parola che finisce? Enei, lei diventerà Eneide, credo. No, cioè alla fine? Sì, sì, credo di sì, se non ho capito. Aspetta, in Salvador la moglie prende il cognome del marito con il suffisso de. Sì, quindi tiene suffisso. Il suo cognome, perde quello della madre e sì, così, acquisisce. Così, così. Quindi se il marito si chiama Epiglotti, lei si chiamerà De. Epiglottide. Epiglottide. Sì. Quadrupe il marito, lei si chiamerà Quadrupede. Potremmo andare avanti ore, allora. Ma non lo faremo perché c'è Elena che continua l'operazione. Chiariamo questa cosa del cognome. In realtà in Svizzera il bambino non prende per forza il cognome del padre se non è riconosciuto, cioè se il padre non riconosce il figlio, quindi potrebbe prendere il cognome della mamma. E secondo, quando ci si sposa, la donna può scegliere se prendere il cognome del marito, mantenere il suo, ma anche il marito può prendere il cognome della moglie, sì, se lo vuole. Quindi anche qui. Sì, sì. Ciao, anche Elena da Lugano. Sì. Anche in Giappone, la notizia da cui partiamo, si può prendere eventualmente anche il cognome della moglie, però il 95% delle coppie prende il cognome del marito. Quello che conta è che in Salvador, se il marito fa di cognome Gian, la moglie si chiamerà Giande, capito? Ecco.
Buongiorno, ci scrive un'indignata Giulia. State facendo disinformazione sui cognomi. In Italia i bambini dal 2016 possono prendere il cognome della madre o del padre indifferentemente. Sì, ma in Italia sì. Sì, però. Forse perché ci è partito un sì automatico quando parlavamo dei bambini nati in Svizzera che prendono il cognome del padre. Però effettivamente in Italia si può prendere sia quello della madre che quello del padre, insomma. Comunque. Chi arriva prima all'anagrafe vince, sì, credo è sia, proprio una gara, credo sia una gara. Comunque anche fossimo come dire causa di disinformazione, non sarebbe la prima volta, soprattutto per chi ci ascolta tra le 10:30 e le 24. Lo abbiamo fatto anche nel caso di Salvador, perché Giando ci segnala questa cosa qui. Il day si mette davanti. Beh, aspettate che come al solito qui mi dimentico sempre di fare questa cosa per mandare i messaggi, non è facilissimo. Il day si mette davanti, tipo Mendoza diventa De Mendoza. Capito. Ma voi quindi dovete perdonare il fatto che Ciccio comunque di base è scemo e quindi gli dite una cosa un po' così sgangherata lui e lui detto, ne approfitta per fare 100 battute. Lui aveva detto suffisso, quindi alla fine, invece qui parliamo di prefisso, quindi si mette di patronimico, si mette sì. De all'inizio, quindi bisogna solo sperare che il marito non si chiami Ficente. E ci fermiamo, va. Ancora sento il fiato sul collo, al mio ego mancan viti proprio come un robot. Sono in prima classe sopra un volo che non decolla. Dietro sempre una pistola pesa più di un iPhone. Ci sono almeno mille modi per farti felice. Sai che non ne conosco uno, un cuore pieno di macchie toglierò e farò dei graffi sopra quel murale. Spero, sai che ho lasciato la nostra iniziale lassù. Io ti ammazzo solo perché parli con lei. Voglio te, voglio te, every day. E divento pazza se non so dove sei. Voglio te, voglio te, voglio te. Tu mi ammazzi solo perché parlo con lei. Voglio te, voglio te, every day. E diventi pazza quando torno alle sei. Voglio te, voglio te, every day. Ti ho detto basta, è vero, ma non mi passa, è sclero. Perché ho paura che il mio cuore non rimanga intero. Dimmi ancora due parole, sputami il veleno. Perché pure se fa male non so farne a meno. Se mi guardi e distolgo lo sguardo, non ne parliamo ma tutti sanno. Io tra tanti ti stavo cercando. Voglio te ma everyday no ogni tanto. Tu mi ammazzi solo perché parlo con lei. Voglio te, every day. E diventi pazza quando torno alle sei. Voglio te, voglio te, voglio te. Io ti ammazzo solo perché parli con lei. Voglio te, every day. E divento pazza quando torno alle sei. Voglio te, every day. Guerra ogni volta che tu esci, nella coppa non si è mai risolto niente. Se beve non si assapora niente, rindo bicchiere potesse sto volere. Tu sei l'aria, casco un bar, come me rindo riflessi. Meno male, caso bravo, a vivere in apnea. Si capace ma fuga, pure da bassa marea. Voglio a te, sulla te, sembra a te, pure sì. Io ti ammazzo solo perché parli con lei. Voglio te, every day. E divento pazza se non so dove sei. Voglio te, voglio te, voglio te. Tu m'accidi solo quando parlo QS. Voglio a te, every day. E divento pazza quando torni sei. Voglio a te, e tu a me. Station.
all that it was rough. But lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Eccoci, arriva. Ma chi sono quei due ubriachi che stanno trasmettendo adesso? Sì. Ancora i postumi della Pasqua Pasquetta. Sì. Maronna. Mario, eccoci qua, ci presentiamo. Ciccio Lancia, Chiara Galeazzi in onda insieme a voi fino a mezzogiorno. Ma evidentemente non abbiamo bisogno di presentazioni se questo è quello che pensano gli ascoltatori di noi. Eccoci. Io vado pazzo per questi. Io li adoro questi messaggi. Più ci mandano messaggi. Dai, smettila. Vado già in terapia per altre cose. Non aggiungiamo altri elementi. Allora, insultate solo me, va bene? Insultate solo me. Oggi la dottoressa Galeazzi mi è anche un po' infastidita da una sinusite che ha. No, ragazzi. Si è riportata da questo weekend pasquale una profonda sinusite, quindi ha anche una voce un po' nasale, ma soprattutto. No, ma soprattutto ho il naso più grosso del doppio, non so come sia possibile. E non è tipo un trasudeciuc, cioè quelle robe. Cos'è rosse il trasudeciuc? No, il trasudeciuc è un'altra. È un tipo di rosso prodotto da persone che hanno bevuto molto, e quindi è. Però si usa anche ogni tanto per indicare il naso rosso di gonfio di chi beve molto. Quindi ma non vedi, è quello il caso. Quindi non vedi, è quello il caso. Vedi che aveva ragione Mario a darci degli ubriachi. Volevo chiudere l'argomento cognomi con due messaggi molto interessanti. Il primo è quello di Mel, che ci dice che in Africa, poi secondo me il termine Africa è un po' generico, probabilmente ci sarà un luogo un po' più ristretto, però lei racconta la sua esperienza. La moglie prende il nome del marito al femminile, quindi lei è Melissa, ma gli amici congolesi la chiamano Valeria, probabilmente perché il marito si chiamerà Valerio. Ah, ok. E poi sulla questione prefisso suffisso, tu prima hai dato la colpa a me quando invece era stato l'ascoltatore a esprimersi in maniera un po', diciamo, non precisissima. Sì, tu ti ci sei attaccato con le unghie proprio. Come è mio solito, però viene in mia difesa una infuriata Fortunata.
no, è l'ascoltatore di prima che si è espresso male, perché il suffisso è quello che va dopo. Se va prima si chiama prefisso, certo. Però non credo che sia il prefisso, perché chi già ce l'ha di proprio nel cognome che mette due De, se io mi chiamo De Santis, che faccio? De Santis? Di Santis. Comunque se si mette dopo è suffisso, se si mette prima è prefisso. No, solo perché ti ho dato del cretino. A me. Io ma chi è? È la tua parente? Tifo per Fortunata, avrei voluto un insegnante di italiano come te. Però devo dire che a scuola non sono stato sempre attentissimo. Per non fare faccia che sei in televisione, Chiara, però volevo dirti che a scuola non sono sempre stato attentissimo, nulla in confronto a quello che sta avvenendo negli ultimi anni per quanto riguarda la mia attenzione, perché spesso mi capita di distrarmi con giochini sul cellulare, certo. E c'è una notizia oggi che rischia di complicare tutto questo. Su Instagram, sì. Su Instagram se è stato scoperto, non so neanche se si parli di scoperta o di segnalazione, non lo so. Perché in effetti non è indicato su Instagram che ci sia questa feature. È stato scoperto un segreto, un giochino segreto che oggi ci ha colpito assai. Se voi usate diciamo la parte dell'app per mandare un messaggio privato, quindi sì. Cliccate, lo dico per i boomeroni come me all'ascolto, su quel aeroplanino di carta, sì. No? Che è proprio quello, come dicono loro giovani, IDM, cioè i messaggi diretti. Messaggi diretti. E mandate a qualcuno l'iconcina di un cuore, sì. Quel qualcuno si innamorerà di voi. E questo è un fatto, questo no. È proprio una cosa scientificamente dimostrata. No. Ma non è questo quello di cui vogliamo parlarvi. Quello di cui vogliamo parlarvi è che se voi, dopo aver mandato questo messaggio, cliccate sul cuoricione, toccate sopra col dito, appare una magia, succede una magia. Che cosa accade? Appare una specie di Pong. Vi ricordate, sì, un Pong? Giochino il videogioco che si usava, cioè ci sono due barrette che si rimbalzano tra loro una pallina, dai, lo sapete cos'è Pong? Sì, tu. Però aspetta, cioè questa è una versione in realtà con la barretta in basso, sì. E devi far rimbalzare questo cuoricino che si muove, e se non prendi la barretta perdi, sì. Essenzialmente questo. Sto scoprendo dal video rilanciato dalla nostra grafica televisiva che non vale solo con il cuore, ma vale in generale con tutte le iconcine. Hai capito. Funziona però solo con iPhone, non con Android. Quindi amici, se avete Android al momento non potete distrarvi con questa applicazione. Sto vedendo dal video che in questo momento stanno facendo rimbalzare una melanzana. E cioè, questa immagine è piuttosto sgradevole, non si gioca con il cibo. Non mandate le melanzane in chat privata. A meno che non siate molto in confidenza. O a meno che non siate un ortolano, esatto. Cosa che potrebbe giustificare questo sì. Comportamento. Sì. Questo potrebbe complicare la mia quantità di attenzione che dedico alle conversazioni, perché dovete sapere che una cosa che fa infuriare la dottoressa Galeazzi è sì. Che quando qualcuno mi parla io tendo a giocare con il cellulare, ma perché presto più attenzione? Ma non è vero. Qualcuno Capone. Dice che sia maleducazione. Io sì. Boh. Can say
Capito che credo che tu credi, Daniele, che sfumi, ma io ero al cellulare, ero distratto, stavo giocando con l'app di Instagram e quindi mi sono distratto, non sono riuscito ad ascoltarti. In realtà stiamo parlando di questo easter egg, così viene chiamato in gergo perché è anche a tema, uovo di Pasqua, che è nascosto all'interno dei messaggi privati di Instagram. Se voi mandate una qualsiasi iconcina e poi ci cliccate sopra, appare un giochino con il quale potete giocare. Però abbiamo dato questa informazione e neanche a farlo apposta abbiamo toppato da qualche parte. Però ragazzi, adesso prefisso e suffisso va bene, ma non potete dare delle indicazioni errate anche su Android. Io l'ho fatto in diretta mentre lo dicevate e ho un Samsung, quindi su Android funziona. Dai, cavolo, però siate un po' precisi, su. Ammazza, allora, po'. Francesco. Allora, no, è giusto. Hai un respiro profondo. No, è giusto. Cioè, no, è giusto. No, okay. È giusto. No, 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 certo, giusto. Quando non c'è la rabbia è sempre ben motivata. Le persone, gli ascoltatori e le ascoltatrici vogliono precisione e professionalità, giusto, da questa radio che li ha abituati così per tanti anni, non arriviamo certo noi a cambiare le carte in tavola. No, esatto. Quindi infatti arriva Chiara. Allora, vengo io a prendermi la colpa perché in realtà sono io l'unica che è Android e sono io che ho scritto a Ciccio: guarda che su Android non funziona, perché a me anche adesso, dopo aver fatto l'aggiornamento, non funziona. Attenzione. E quindi, cioè, stamattina ho obbligato mio fidanzato a mandarmi dei cuori, ma gli ho dovuto anche specificare il motivo. Sto vedendo quello che fai, ma mi sa che li devi mandare tu. Ma gliel'ho mandato. Ah no, effettivamente non ti funziona. Non mi funziona. Lui, okay, l'ha mandato a me, io l'ho mandato a lui. A lui funziona, che però ha l'iPhone, ma a me no. Niente. Sei no. sicura che all'interno di quel cellulare non ci sia un mattone in realtà e sia un cellulare, un cellulare finto? No. Non lo so, però mi scuso io con tutti gli ascoltatori di Radio DJ per aver dato un'informazione falsa. E rettifico. Ma voi dovete sapere che se voi ci scrivete: ragazzi, avete letto, la terra è piatta, noi diciamo: oh, la terra è piatta, perché noi ci fidiamo di voi. Quindi se voi ci scrivete una cosa, noi tendiamo a dirlo. Ci segnala qualcuno che c'è anche un altro easter egg. Se usate l'emoji della cacchina su Instagram, quando tocchi il cursore esce una mosca. No, secondo me ci stanno prendendo in giro. Dai, non voglio crederci. Allora, Chiara, prendi Instagram. No, attenzione. Scrivi a Linus l'emoji della cacchina sui messaggi. Non ho nessuna intenzione di farlo. Sui messaggi privati. Toccando il cursore esce una mosca. Vediamo. Allora, aspetta, eccola qua. Perché l'ho trovata subito l'emoji della cacchina? Questo la dice lunga sui tuoi rapporti umani. Eccoci qua. Eccoci. Oh, no, è vero, esce proprio la cacchina. Niente. Quando la cacchina tocca la stina. Oh, ma è terribile questa cosa. Facendo questo gioco con la cacca esce una mosca. Sì. Vedi questi programmatori. Punteggio 3. Vabbè, quello perché sei fatto una, anche schifo. Sei una pippa. E qualcun altro ci segnala che c'è un easter egg, cioè un gioco nascosto, sì, all'interno sia di Google Chrome. Questo lo sapevo anch'io. Quando non vi trova una pagina e appare il dinosauro. E appare il dinosaurino. Dinosaurino. Se premete spazio, quel dinosaurino comincia a correre. Voi potete fargli saltare degli ostacoli e diventa un giochino buffo. Sì. E poi su Excel ci sarebbe un simulatore di volo nascosto dentro il software di calcolo di Microsoft. Sì. Raggiungibile con delle facili operazioni. Io prego, ho trovato Galeazzi delle indicazioni per raggiungerlo e ci dice questo forum: aprite un nuovo worksheet. Fatto. E premete F5. Divento subito mucciaccia. Fatto. Scrivete X97 2 punti L97 e date invio.
Ma che vuol dire data invio? Ok. Premete il tab. Sì. Premendo tab. Aspetta, fermati. Premete il tab. Premete il tab. Tab è il tasto della tastiera, quello sopra al caps lock, quello sopra lo shift. Premendo control shift fate click sul bottone chart wizard della toolbar. Certo, poi batti le mani due volte, sacrifica una vergine la terza notte di plenilunio e si aprirà un simulatore di voo. E questo però lo sto vedendo in grafica, quindi evidentemente è vero. Sì, però evidentemente è una versione di Excel un po' vecchiotta. Sì, perché questo ha la graffetta ancora, vi ricordate? C'è ancora Clippy. C'è ancora Clippy. Quanto mi manca Clippy. Insomma, non so. Comunque dice anche che funziona solo se avete i drivers DirectX installati, altrimenti vedrete solo la lista dei credits. Beh, posso dire, se non ci avete capito nulla, siete scemi voi, perché qui era proprio tutto chiaro. Ho beccato in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata. Oh yeah, si dice così, no? E poi che idea? Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Ma quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Ma quale idea? Attento lei non cazza, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. Scusa, in fondo scusa, tu che dai? Ho un'idea, potrei avvicinarmi così con la scusa di pagarle due drink. Che idea? Dice, ma come sei vestito? Sì, lo so che io non sono proprio il tuo tipo. Mi segue lentamente, poi ruba il drink ed esce con il suo fare indifferente. Che idea? So che una come lei da me vorrebbe le stelle, però non sa che sono un perdente. No, no, niente di originale, non so di cosa parlare, se di soldi, se di cani, se di settimane al mare. Non mi hai neanche guardato, col mio whisky se n'è andata, però quando è ripassata mi è venuta una pensata. Si dice così, no? Oh yeah. E poi, che idea? Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Ma quale idea? È maliziosa ma saprà se tornerai o non ci vedremo più. Chissà se ci sarà un'altra occasione per noi. Chissà se riuscirò a dimostrarti chi sono. Ma ora balla. È imbarazzante ascoltare le stupidaggini che state dicendo, ci scrive Soundgarden. Ma Linus vi sta ascoltando? Non lo so, credo lo scopriremo domani. Se tu domani alle 10 accendi la radio e ci trovi ancora qui, no, evidentemente non ci stava ascoltando. Altrimenti probabilmente sì, però per bilanciare questo messaggio ascoltiamo il messaggio di Paola che ci manda questo audio. Ciao ragazzi, ciao. Allora siete mitici. Grazie. Mi chiamo Paola. Ho capito che da stasera non guarderò più le mie serie preferite, ma mi sintonizzerò su Radio DJ per ascoltarvi, perché io tanto ridere così era un po' che non lo facevo. Ma ciao. grazie mille Paola. Stasera però non saremo in onda in realtà, no, esatto. Perché visto che siamo in onda la mattina non saremo in onda con il terzo incomodo, tutto il palinsesto, lo ripetiamo ancora una volta, tornerà normale dalla settimana prossima, quindi Linus, esatto, e Nicola al posto loro e noi al nostro posto. Chiudiamo questa bella puntatina con il messaggio di Sara che riguardo al gioco Instagram ci dice: Buongiorno. Allora, quando spiegate le cose però dovete essere ben precisi, perché ora mia figlia ha capito che dalla tastiera del telefono esce proprio una mosca e quindi
quindi insomma usate i verbi a modino, per favore. Hai ragione. Grazie. Hai Sara ragione. E Viola. Ciao Sara, scusa, ciao Viola. Scusa Viola. Non esce veramente una mosca. No, è no, no. Un giochino. È un'immagine. Ci impegniamo, promesso, domani a fare di meglio. Bea pure ci scrive: ragazzi, state parlando del niente. Texa ci manda questo messaggio. Basta. Oh, basta parlare di ste cose di cellulare, che non gliene frega un bip a nessuno. Sono d'accordo. Finiamola di fare i zombie. Sono d'accordo. Allora, domani la prima ora, elezioni in Turchia. Domani interroghiamo. Domani interroghiamo. Sulla poesia medievale. Perfetto, mi piace moltissimo. Se volete, domani dalle 10 a mezzogiorno siamo ancora qui. Se volete invece vedermi stasera a teatro, sono al Teatro Nazionale con Blue, il musical completamente improvvisato qui a Milano. Ci sono ancora dei biglietti. Ora la linea va a Vic e Mari. Ciao a tutti, ci sentiamo domani. Ciao ciao. Ciao. Radio DJ. One nation, one station. Radio DJ. One nation, one station.